L'economia della regione è inscindibilmente legata allo stato di salute del settore delle costruzioni, e ciò che emerge dallo studio Sviluppo e Costruzioni in Campania dal 1950 al 2030 e che è anche il titolo della ricerca realizzata dall'ANCE Campania, Associazione Regionale dei Costruttori, presentata alla presenza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente nazionale dell'ANCE, Gabriele Buia. Il comparto dell'edilizia ha avuto momenti di grande sofferenza negli anni che abbiamo alle spalle. Ma dobbiamo sapere che il rilancio dell'edilizia è una delle grandi carte da giocare. Per ogni miliardo investito in edilizia si creano 15.000 posti di lavoro e 3 miliardi e mezzo di indotto. Dunque noi dobbiamo rilanciare il comparto, avremo risorse imponenti a disposizione, ma il nostro problema è duplice: avere capacità di dotarci di progetti esecutivi e avere un quadro normativo legislativo da paese civile e non da paese del quarto mondo come è ancora l'Italia. L'analisi congiunturale è stata descritta nel corso di una tavola rotonda moderata dal giornalista Angelo Cerulo. La seconda parte è dedicata al PNRR, ai nuovi obiettivi di sviluppo post-Covid per la Campania e il Mezzogiorno, con un focus specifico dedicato al turismo e alla dotazione infrastrutturale della nostra regione. Il presidente regionale di ANCE Campania, Luigi Della Gatta. Abbiamo un'opportunità unica, il PNRR, la programmazione dei fondi di coesione 2021-2027, consentirà a questa regione di avere una mole di risorse finanziarie che mai ha avuto nella storia. Parliamo di circa 20 miliardi di euro solo nella regione Campania. Se però non saremo in grado tutti, pubblica amministrazione, imprese, professionisti, di mettere sul campo queste risorse, è l'ultima opportunità che purtroppo perderemo per questo territorio. Alla tavola rotonda sui risultati della ricerca, presentata da Lorenzo Bellicini, direttore generale del Centro Studi CRESME, hanno preso parte anche il past president Gennaro Vitale, l'assessore al governo del territorio della regione Campania, Bruno Discepolo, in collegamento Skype Regina Di Albertis, presidente nazionale del gruppo Giovani ANCE, Massimo Sannino, responsabile Filca Campania, e Maria Badessa di Heinz Italy. La città di Napoli sono oltre 2 milioni di persone, c'è l'accesso al mare, c'è un turismo naturalmente positivo. Il problema è che sono quei posti nel mondo occidentale, direi in Europa, dove gli aspetti invece intangibili prevalgono su quelli tangibili. E gli aspetti intangibili sono la reputazione e un metodo che manca in questi mercati.